I metodi letterari ricordano il centenario della morte di Giacomo Puccini. Il maestro Marco Reghezza esce con un saggio molto particolare di livello internazionale, De Bellico Pucciniano. Perché celebrare Puccini con un De Bello? Perché in questa visione pucciniana che ho ricavato da un'intuizione di Mosco Karner, che era un direttore austro-inglese, che aveva intuito che c'era qualcosa sotto, diciamo, la mente di Puccini durante l'atto creativo, ho preso le sue intuizioni e studiando i libretti, le correzioni che Puccini chiedeva ai librettisti, c'è tutto un percorso, si va verso alcune direzioni precise, alcuni obiettivi, per cui Puccini è succube della madre terribile, quella che Jung definisce madre terribile, cioè una idealizzazione della madre che diventa onnipotente e che poi gli condiziona la vita. E quindi lui, quando sul palco porta queste eroine che amano il tenore, lui simbolicamente è il tenore, queste eroine devono morire perché vanno a minacciare questo legame ideale che lui si è formato nella sua infanzia, nella sua adolescenza. Ecco, lei nel saggio dice che Madama Butterfly è un po' una linea di demarcazione nella poetica di Puccini. Sì, perché Madama Butterfly è uno dei punti di arrivo di questi percorsi. Lei è la povera giapponese che rinuncia alla sua cultura, rinuncia alla vita, rinuncia alla ricchezza che il principe Madori le propone. Lei sceglie questo sposo americano e è quella che soffre più di tutti. Quindi più di tutti ha minacciato questo legame e per Puccini più di tutti deve soffrire. E dopo Madama Butterfly saranno 7 anni di ricerca di Puccini di soggetti nuovi e quando riprenderà nel 1911 con La fanciulla dell'West, a questo punto saranno i maschi a rischiare la vita sul palco, ecco, e quindi uscirà un altro percorso. Ecco, lei dice che nella fine della vita era un decadentista Puccini, però è riuscito in qualche modo a riscattarsi da questo De Bello. Sì, tanto De Bello Gallico nel senso De Bello pucciniano, perché ho ripreso il titolo appunto della faticosa guerra di Cesare contro Vercingetorige Torige. E il bello musicale è anche il titolo di un opuscolo uscito nel 1854, scritto da Edward Hanslick, che sconvolse un po' il mondo musicale di quel periodo. Quindi questo senso bello sia per l'italiano che per il latino, ecco. Quindi è la guerra di Puccini contro questo mostro. E Puccini riesce a far fruttare, insomma, questo suo problema psicologico e alla fine riuscirà a risolverlo. Maestro Reghezza è un po' un collega di Puccini perché nel 2019 è uscito la sua opera dedicata ai 500 anni della circumnavigazione di Magellano, richiesto proprio dalla Spagna e dal Portogallo. Sì, allora l'opera l'ho terminata insieme a Giovanni Scapecchi, che è un mio collega compositore toscano, sul libretto di José Manuel de la Fuente, che è il maggiore esperto dell'impresa di Magellano, sta a Siviglia, e ha proprio i documenti originali di Magellano. Lui è anche librettista e l'opera doveva partire nel 2020 al Teatro Reale di Madrid e il Covid ha rovinato tutto. Quindi adesso poi le abbiamo presentati alcuni brani all'Opera Nazionale degli Stati Uniti, a Washington, accolti favorevolmente dalla critica e speriamo che l'anno prossimo finalmente vorrà sentire un po' di più. Ecco. Ci sia un buon vento, insomma. Brava, diciamo di sì.